gliela fa respirare un po', gliela fa poca roba, però l'importante è, allora, di stare tranquilli. Adesso stanno arrivando anche i vigili, cerchiamo di togliergli questa, perché noi stiamo aspettando per non fargli fa male, va bene? Se lamenta. Non ci è andato ancora nessuno. Non possono fare niente se non arriva i mezzi. Che ci vuole i mezzi? Ha chiuso, ci ha cacciato fuori, ci ha fatto andare via. Tutto così, tutto così. E là sono rimaste sotto le macerie. No, no, sì, questa mia sono su in cima, la casa è crollata, mi sono salvato, grazie a Dio, speriamo che anche tutti quanti gli altri si salvano. Sono una disgrazia più che altro, perché questo poi non mi è successo, ho 65 anni, così non me lo ricorderò mai, una cosa così, sempre piccole scosse, disgrazioni, piccoli terremoti, ma questo è così proprio una catastrofe, insomma, di questa cosa. Siamo usciti sulla piazza. Era lì, dico, un girone dantesco, un inferno dantesco, gente che chiedeva aiuto, 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 aiuto. E i soccorsi sono arrivati dopo un'ora e mezza sono arrivati. Secondo me ci sono due signori che viviamo con l'elicottero. Sono su un alto, secondo me quelli con il bergello li viviamo.